Faccio un piccolo riassunto di quello che poi è stato l'esito. Noi abbiamo provato a candidarci alle amministrative di Roma, sapevamo sarebbe stato, diciamo, difficile, quanto molto difficile, ma abbiamo deciso che comunque era necessario anche per legittimare noi stessi e anche per portare le nostre istanze, perché in qualità di partito, se ovviamente un partito che ha intenzione di partecipare attivamente e crede nel progetto, diciamo, politico, costituzionale, insomma, della democrazia rappresentativa, è un dovere più che un privilegio quello di presentarsi alle elezioni, che siano politiche, amministrative, regionali, europee. Abbiamo provato a farlo sapendo che avremmo avuto grandi difficoltà perché purtroppo non abbiamo le risorse, non abbiamo risorse economiche come può avere per esempio il Partito Democratico, come possono avere le Stelle, per cui abbiamo deciso di fare questo. Abbiamo provato in tempi anche relativamente brevi dei candidati che potevano essere appunto idonei per presentarsi, abbiamo creato una lista, purtroppo la burocrazia che è molto esclusiva, cioè tende a escludere le realtà minori, come dicevamo prima, ne parlavamo prima, che ci vengono tolti gli strumenti di democrazia rappresentativa e diretta, ci ha reso le cose difficili, quindi noi abbiamo comunque deciso di presentare la nostra lista, ma purtroppo sapevamo sarebbe stata praticamente respinta. Abbiamo creduto, abbiamo anche pensato di riuscire in qualche modo a raccogliere le firme, che adesso non ricordo se sono 1500 firme che dovevano essere autenticate per presentarci, non ci è stato possibile, ma questo comunque ci ha garantito che nel momento stesso in cui abbiamo presentato la nostra candidatura, poi bocciata, ci ha dato la possibilità di renderci visibili, ci ha dato una visibilità che neanche ci aspettavamo in realtà, ci ha dato una visibilità che pensavamo sarebbe stata molto ridimensionata. Abbiamo avuto la visibilità sul direttore, visita Repubblica, su Repubblica, sul Corriere, su Rete 3. Quindi insomma abbiamo avuto modo di farci vedere, di farci conoscere e dopo la nostra visibilità ci sono stati infatti molti più contatti a democrazia, la gente che ha cominciato a domandarsi che cos'è la democrazia, perché uno dei problemi di questo partito è che purtroppo abbiamo una visibilità limitata, nel momento stesso in cui questa visibilità si amplia e in cui il logo di DA e magari qualche accenno all'attività politica viene a contatto con il pubblico sembra interessato, sembra darsi, come dire, magari non condividendo tutto, però dici che cos'è DA? Fammi vedere un pochettino di che si tratta. Supera quello ostacolo del nome Democrazia Atea, supera l'ostacolo della diffidenza che c'è nei confronti di certe tematiche e poi magari approfondendo per chi vuole approfondire, scopre magari che ci sono punti molto interessanti e trattati anche, come avete potuto vedere dagli interventi di prima, trattati diciamo in maniera piuttosto approfondita e quindi magari si avvicina al partito, comincia a seguirlo e contribuisce a sua volta. Infatti poi ci sono stati contatti anche via posta privata che hanno detto io suggerisco di fare così oppure mi interessa questo, ci hanno chiesto delucidazioni su alcune tematiche. Il motivo per cui non è stato possibile presentare la macchina burocratica è che purtroppo per presentare una lista, oltre alle procedure legate alle liste, cioè alla composizione della lista, quindi dei candidati, c'è la raccolta delle firme per essere fatta in maniera, secondo legge, in maniera corretta, la firma deve essere autenticata. Quindi per ogni firmataria deve essere autentica il notaio oppure chi ha la possibilità di dimarla. Ovviamente nei partiti, diciamo, con la disponibilità finanziaria economica molto più ampia, questo non è un problema perché non prende un notaio, basta consigliere. Consigliere, insomma, chi ha una rappresentanza politica già consolidata non ha problemi. Addirittura chi ha una rappresentanza politica non deve neanche ripresentare le firme, comunque deve farlo per esempio per le politiche, quelle amministrative, magari il procedimento è un po' diverso, però quindi non deve neanche raccogliere di nuovo le 1500 firme. Ovviamente noi per prenderci un funzionario che potesse dimare le firme ci sarebbe venuta a costare una cifra che noi non potevamo. Però ci abbiamo provato, devo dire che c'è stata una partecipazione non soltanto da chi ha deciso di
candidarsi con gli A e che ne approfitto per ringraziare pubblicamente perché hanno procurato documenti, certificati in tempi record e anche con qualche, diciamo, con qualche disagio magari, perché spesso e volentieri andavano presso gli uffici competenti che non sapevano dare informazioni, non riuscivano a procurarsi questi documenti, alla fine ci fanno riuscire, erano tutto in mano. E quindi grazie intanto a loro per aver contribuito a dare questa spinta a Democrazia. Noi non avevamo la pretesa di vincere entrando in Campidoglio, cioè magari sarebbe stato meraviglioso, però non avevamo questa pretesa. La nostra idea era quella di legittimarci e comunque di farci conoscere, e questo obiettivo devo dire che nonostante le varie difficoltà è stato raggiunto, per cui comunque ringrazio chi ha sostenuto di ATA anche dal punto di vista partecipativo, chi l'ha sostenuto dal punto di vista della propaganda, se vogliamo, della pubblicità. E non ci siamo riusciti, però comunque questo obiettivo è stato raggiunto, e direi che questo può essere un ottimo punto di inizio, di nuovo inizio, che poi è un processo sempre insomma in divenire, che possa portare appunto nuove risorse umane prima ancora che finanziarie, perché è quello che serve, ma anche insomma finanziarie serviranno anche lì. E per cui io direi che non so se c'è altro da aggiungere sul tema del dettaglio sul fatto dei consiglieri. Roma non aveva consiglieri che potessero autenticare, quindi a Roma si dovevano per forza ricorrere ai cancellieri, quindi non c'erano consiglieri che avrebbero potuto, se ci fossero stati sicuramente avremmo trovato un consigliere autenticante e come dire, lo avrebbe fatto in maniera gratuita come normalmente fanno i consiglieri. Questa cosa a Roma non era possibile, i consiglieri non c'erano. Non dimentichiamo che tra l'altro noi abbiamo cominciato a raccogliere le candidature anche quando era nell'aria che ci sarebbero state queste elezioni, poi il caro ministro Alfano ha colto di contropiede e ha portato, perché eravamo attesi per tutta l'estate, se non sbaglio, inizialmente o comunque per la fine dell'estate le elezioni, quindi siamo stati presi un po' di contropiede, abbiamo dividendo ancora più. Però devo dire che nonostante ogni impegno, lo sforzo cioè da riconoscere è stato utile e fruttuoso, per questo io ci tenevo a ringraziare. Io a questo punto lascerei